lo faccio partire adesso. Ok, camminate un attimo, non lo dite. E comunque se siete curiosi potete sentire quello che ha fatto la cosa. Ci è venuto lo stesso. No, perché ci siamo un po' scaldate, no? Ok. Ricordatevi come camminate, perché alla fine sapete che come controllo facciamo un po' di cammino, perché è un'azione che comunque facciamo tutti i giorni. Mia figlia mi ha messo sul telefono un'applicazione che mi dice quanti chilometri faccio per anno. Allora ieri ho detto fuori che ne ho fatti 20.000, e ho detto 20.000. 12 chilometri. Non ti ossessionano i numeri. No, ma io non avevo questa applicazione, siccome io cammino tanto perché porto fuori i cani degli altri, insomma, tutte cose così. E mia figlia, madonna, mamma, madonna. Cioè, non pensavo, che non era una giornata di quelle che pensavo di aver camminato tanto. Però sono meglio di una lingua, ma va indietro in casa. Fallo mangiare, pulire, sopra, è fantastico, mi fa... Meno 5 al giorno, so. Ok, vi fermate in un posto qualsiasi e fate l'ascolto in piedi. Vi faccio notare, che cominciamo con 10 minuti di ritardo. Ah no, sono 5 metri. 10 metri che devo... Cerchiamo di finire il tempo. Ecco, bravo. Ok, sentite come state sui piedi, sentite com'è il vostro appoggio sui piedi, se è più verso l'interno, verso l'esterno, come sono le vostre spalle, chi vuole chiudere gli occhi, chi vuole i piedi aperti, e andate ad ascoltare veramente, ad esempio, se c'è una spalla più alta, quindi con più spazio o meno spazio rispetto all'orecchio dell'altra. Dove sono le mani, ad esempio se l'impressione è che una mano, un braccio sia più lungo rispetto all'altro. Come sono le vostre ginocchia, com'è il vostro pube, lo sentite il movimento pelvico oppure c'è una zona cieca, buia, non c'è niente? Ma a me è tutto buio. Beh, però oggi i capelli belli, sì che... Ora guardate qua. Il pensiero va sui capelli belli. Sentite i glutei. Come sono, se c'è una luce, se voi quando fate questo ascolto di voi stessi e quindi riprendete nel vostro pensiero la vostra autoimmagine in piedi, se c'è questa parte del vostro essere, e poi portate un attimo l'attenzione alla gola magari, per oggi facciamo queste cose, e sentite se la vostra gola è libera, se la vostra mandibola è riposata, osservate questo. Poi dove siete, vi distendete sul pavimento. Facciamo un piccolo ascolto proprio veloce, però usiamo proprio il pavimento duro. Dove volete, ma tagliate almeno mezzo metro di spazio dietro di voi per poter poi allungare le braccia indietro. E andate giù di stese. È un po' freddino, stamattina la lezione vi scalderà, quindi sopportate un attimo il freschetto di stamattina. Possibilmente senza nessun cuscino, senza niente, e andate a sentire giù di stese, allunga anche le gambe. Se l'immagine che avevate di voi stessi in piedi corrisponde all'immagine che voi avete da distese. Come avete messo le braccia. E veramente osservate tutti i punti che avete pensato e osservato da in piedi, così da distese. La larghezza, ad esempio, dei vostri piedi, la distesa è la stessa che avevate quando eravate in piedi, o è più larga, più stretta? Le vostre braccia sono nella stessa posizione quando eravate in piedi, o è cambiata? Portate tutte le braccia indietro, con i dorsi sul pavimento, sentite com'è. Come stanno le vostre braccia di supplemento, quanta tensione c'è, e provate a muovere i piedi in modo che con il piede destro è come se voi voleste schiacciare sull'acceleratore, quindi riportate le dita e la parte del piede verso il pavimento un po' di volte, su e giù, sentite cosa fa, quindi schiacciate l'acceleratore e poi tirate su invece le punte verso il ginocchio, verso la punta del piede, verso il ginocchio, verso il polpaccio, poi la riportate giù, quindi andate avanti e indietro così, ok? Lo fate un po' di volte anche con il sinistro, lasciate fermo a destra e fate con il sinistro e notate le differenze. Alternate una volta a destra, una volta a sinistra. Cosa si muove nel resto di voi mentre voi fate questo movimento?
Andate avanti così, accelerare ed accelerare. Quando avete smesso di accelerare con un piede, tirate su quel piede verso il ginocchio e contemporaneamente abbassate l'acceleratore sull'altro piede. E sentite come basta poco, giusto per l'inizio della lezione. E così vediamo. Poi trovate un modo di venire seduti. Pensate come volete venire seduti, trovate un modo e venite seduti. Ok, allora la lezione seduta. Quindi se siete a gambe incrociate, osservate come state. Abbiamo fatto 3 lezioni per migliorare il nostro stare a gambe incrociate. E oggi parliamo sempre che bisogna andare giù sul pavimento, che bisogna stare seduti sul pavimento, io lo dico continuamente. Andiamo a vedere tutte o almeno un po' di possibilità di stare seduti sul pavimento. Quindi questa è una, con le gambe incrociate come probabilmente vi piace di più, provate a cambiare l'incrocio. Sentite come mai avevate scelto quell'incrocio là. E poi, manca Mariuccio? No, Mariuccio. Ma c'è. Ma c'è. Ma Mariuccio c'era perché ci sono tanti, sono fuochi. Ah, adesso è lento. Ok, e sentite com'è con questo incrocio, vi ricordate a fine lezione? E poi pensate a un altro modo di stare seduti sul pavimento. Pensare a fare. No, lo pensate poi, chi ha pensato dice io ne ho pensato uno e ve lo fa vedere, io questo. Allora, quello di stare con le gambe allungate, le mani appoggiate indietro, è ottimo, anche si può stare comodi. Ok, un altro, una gamba su e una giù, anche quello, e si può cambiare anche gamba, in un altro modo, anche con una mano sola. Ok, un altro. Con le gambe incrociate, anche questo è divertente, e provate a cambiare anche l'incrocio, sicuramente che Paola ha scelto quello. Un po' questo qui e questo qua sono un po', diciamo, la parte simile di quando stiamo seduti a gambe incrociate. Quindi è molto simile, avremo sicuramente una preferenza, curioso andare a vedere se quando incrociamo è la stessa che mettere così. Poi però ce ne sono di più complicati anche, no? Tipo quelli dei samurai. Come quelli che fanno arti marziali, vi ricordate come sono? No. Allora, tutte, no? Questo qui, provatelo, fatelo tutte. Chi non riesce senza tappeto può prendersi un tappeto. Chi sa che non è capace di fare questo, semplicemente lo osserva negli altri. Ok, quindi quelle che non riescono si ricordano che non riuscivano, quelle che invece riescono sentono. Cioè, riescono a fare. Sentite la differenza tra una gamba e l'altra, se ce n'è una che fa più male e una che fa meno male. Osservate come avete messo i piedi, cioè se sono estesi o se li avete messi magari flessi così per stare più comodo. Provate tutte e due le versioni, nel senso che provate sia a mettere i piedi così, così ma anche. Ok, anche con le dita così. Vedi ora? Sì, sì, così. Così, e poi riprovate così e vedete la differenza. Poi un altro modo interessante è quello, quando siete in questa posizione, di portare giù tutte e due le mani, ad esempio a destra, venire con il sedere a destra, e questa, ricordate le signorine per bene, quando facevano le foto con le gonne davanti così, e si mettevano così, giusto? Da questa posizione, se volete, è molto interessante allungare la gamba sinistra, portare il peso in avanti e provare a montare sopra chi se la sente sul piede, salire sopra il piede. No. Chi non riesce se lo ricorda, che magari dopo lo ritroviamo e magari sul tappeto è più facile. Stessa cosa però possiamo fare, ritorniamo così, ritorniamo a scendere dall'altro lato, facciamo le signorine per bien. Così, poi allunghiamo se vogliamo e andiamo a salire sopra come se adesso. È un bel passato, mi sa che un tappeto signora. Poi intanto guardi, poi vediamo. Ok, quindi poi da questa posizione possiamo semplicemente con la gamba cambiare e tornare sedute così. Un'altra possibilità, quando siamo seduti così, siamo stanchi di stare seduto così, è di venire in avanti con il peso. Ok, rimanere con le gambe così e andarci a sedere sopra. Queste cose che ti fanno ricordare che fino a 3 anni sì, esatto, è facile. E che noi
sai chi avrà preferenza per un piede e chi avrà preferenza per un altro. Ok. Abbiamo visto queste. Ne manca ancora, ne mancano molti, però ne manca uno in particolare che è molto interessante, che abbiamo già visto, che il termine tecnico da palestra si chiama squat, ma che noi ci ricordiamo che a una certa età, quando nei bagni c'erano le turche, non c'erano le BC, ed è quello di andare a fare la capa. Chi riesce a fare, è utile per farla, è molto utile, quindi chi riesce lo fa, chi non riesce magari sta un po' più su, e vede com'è, poi molti saranno quei talloni su. Andiamo a vedere se per caso durante la lezione riusciamo ad abbassare i talloni, ok? Per ora facciamo solo questi, in modo di sedere. Da questa posizione, per tornare giù, avete molte possibilità. Portare giù il ginocchio, mettere la gamba dietro, se trovate il vostro modo di tornare giù. Ok, ritorniamo su, prendete i tappeti, ci mettiamo distesi. E dirò solo l'intro di questa lezione, ma figuriamoci il resto. Oggi è dura l'intro. Dai Paolo, che piano piano ci rimetto quest'estate, tu non è stata a fare le lezioni. Mancano davvero, io vicino al muro che li proteggo. Allora mettiti un po' più qua, sì, per lo spazio dietro per distendere le braccia. Ok, qua, sì, distendo le braccia, Nadia, vieni qua, ti è più caldo perché sei un po' più in centro. E guarda che se ti serve il maglione io ce l'ho, eh. Ok, no, devi venire qua, Patrizia. Guarda, io devo averli tutti quanti, sai. Oh, se non fai, ma non è quello più carino. No, 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 qua, cioè, non serve oggi quello da te. Adesso poi che mi sono preso. Ok, tutte con la testa rivolta di là. Di là in su, vuoi dire? Sì, verso, guardate là, insomma. Aspetta che metto questo qua, così. Non mi vede. No, ma questo non c'è da vedere. Non c'è da vedere. Non c'è da vedere. Vieni un po' più in giù, Sandra, piena piena. Basta, basta. Dai, l'importante è che tu abbiate il posto per mettere. Sì. Ok, allungate tutto. Che iniziamo. Sentite quanto meglio state con un po' di morbido sotto la schiena. Rispetto a... Soprattutto di stelle. Soprattutto di stelle. Dalle gambe incrociate trovate un vostro modo per venire a quattro zampe. Sempre girare dalla stessa. Sempre guardando verso di me. Ma se no la telecamera va a finire che gli dai troppo il sedere. No, qua non. Ma sono neutra, vero? Sei neutra. Ok. Adesso da questa posizione provate molto lentamente con i piedi in estensione, quindi avete il dorso del piede, provate ad andare indietro fino a dove riuscite ad arrivare come per sedervi alla samurai. Sempre con le braccia. Sì, potete mettere le braccia come volete, avvicinarle a voi, allontanarle, usare i pugni, però dovete andare indietro, troppo facile così, dovrete andare indietro guardando verso il soffitto o comunque almeno all'orizzonte. Quindi andate indietro e guardatelo, ti sei persa l'intro, ma non è un problema. Lei lo sapeva cosa detto così.
vai indietro sui talloni, per te è una stupidaggine perché è la posizione esattamente dello sciarto, e vai a vedere quanto vai indietro. Potete portare i pugni, le mani, però mi raccomando, dovete mantenere la schiena inarcata, quindi nella posizione 6-12 quando passa il topo. Quindi quando andate indietro, andate indietro quel poco però che vi permette di mantenere la testa in alto. Ok, ora cambiate la posizione dei piedi e mettete i piedi in posizione con le dita sul pavimento, quindi sono flessi, prima erano estesi, ora sono flessi. E piano piano tornate a vedere dove arrivate, se arrivate ad appoggiare il sedere sui talloni oppure no, e mantenete questa curva del corpo, quindi guardate verso l'alto. Chi ha male alle ginocchia può mettere un cuscino sotto il ginocchio, che gli fa male, eh? Ok, ancora qualche volta, sentite com'è. Ok, poi andate a quattro zampe, cioè rimanete a quattro zampe, e andate a fare con il piede destro, un po' di volte lo estendete, quindi portate il dorso del piede sul pavimento e poi lo riflettete, portate le dita. E fate avanti e indietro, se la posizione del corpo rimane così, a quattro zampe, le mani sono sotto le spalle, i gomiti sono morbidi, la testa è rilassata, e voi andate a fare con il piede sinistro destro, un po' di volte lo flettete, no, le mani ferme, Nadia, col corpo, semplicemente estendi e porti le dita dal piede, cioè lo fletti e lo estendi. Un po' di volte con il destro e poi iniziate a fare la stessa cosa con il sinistro. E lasciate il destro fermo, ti prendo io. Sì, grazie. Però chi ha male alle ginocchia, ascoltate me, vi conviene fermarti, cioè prenderti molti più riposi, perché sennò la lezione ti fa peggio. Ok? Sentite cosa succede al resto del corpo mentre voi fate questo movimento con il piede. E iniziate a fare una volta col destro, una volta col sinistro, piano. Andate abbastanza piano da sentire proprio bene cosa fate con i piedi. Ok? E poi iniziate a fare con tutti e due, cioè una volta tutti e due li flettete e poi tutti e due li estendete. E sentite l'effetto che fa sulla parte lombare della schiena, sul collo, tutto quello che vi può succedere, ai gomiti magari. Ok? E poi andate a sedervi incrociando il destro sopra il sinistro, come abbiamo fatto prima, cioè prendiamo la caviglia destra, la portiamo sopra la destra, sì, sopra la sinistra, andiamo giù con il sedere, piano, lente, e arriviamo sopra i talloni, e poi chi vuole rimane là e si fa un piccolo massaggio all'osso sacro, e chi vuole invece porta il sedere oltre i piedi e va a sedersi semplicemente nella posizione del loto o nella posizione che più preferisce di quelle che abbiamo fatto. Ok? Quindi ogni volta che poi vi dico, voi scegliete la posizione che più vi piace. Alla Giuliola, se piace quella con le gambe lunghe, tu te ne vai, oppure riprovi quella al loto per vedere se è un po' migliorata. Ok? Abbiamo un piccolo riposo, da seduti però. Durante la lezione vediamo come piano piano migliora il nostro stare seduti. Così Paola magari qualcosa si migliora e sei contenta, non che torni giovane. Ok? Sei più bello, come respirare. Torno giovane. Sto facendo un adesso le foto quando ero giovane. Oh, caspiterina. Vabbè, non le guardare, bruciale. No, non conviene guardare troppo quando si era giovane. Ok, ritorniamo a quattro zampe. Trovate un modo vostro per venire a quattro zampe, interessante, divertente, sperimentate. Il più veloce. Il più veloce, ma anche quello che vi dà più soddisfazione. Ok, ora tornate ad andare indietro sui talloni e andate a vedere se è cambiato qualcosa del vostro modo di andare sui talloni. Ok, adesso potete anche un attimo staccare le mani e vedere se andate giù meglio. No, no, proprio anche metterli in piedi, cioè con il busto su, e vedere se è un po' meglio. Delle volte muovendo i piedi si riesce a far ammorbidire un po' anche il torace. Ok, ritornate a quattro zampe.
A quattro zampe, però con le mani bene sotto le spalle, ok? Adesso chi non ha male le ginocchia può fare sempre che ritorna a quattro zampe e poi ritorna nella posizione in appoggio. Chi ha come me male le ginocchia può stare anche sempre nella posizione con il sedere sopra le ginocchia. Quindi andate indietro, portate forse le mani un po' più vicino a voi e sollevate leggermente il ginocchio destro verso il soffitto, cioè con il piede così in estensione. Però allora o rimanete tutti quanti con il sedere in appoggio sui talloni dove riuscite ad arrivare e sollevate il ginocchio destro verso il soffitto, non lateralmente, solo verso il soffitto. Provate ad avvicinare di più le mani a voi, magari mettete i pugni sul pavimento, provate a mettere i pugni sul pavimento. Mani, quindi ti fermi, ti lascio un attimo. Se sentite tanto male, fatelo piccolissimo, piccolissimo, piccolissimo. Provate con il sinistro. No, vai giù. No, perché tutte queste cose dolorose fare? E anche questo. Ok, fate una volta col destro, una volta col sinistro. Se mettete i pugni, ad esempio, a fianco proprio alle ginocchia, i pugni a fianco alle ginocchia, provate a camminare fingendo che le vostre ginocchia siano in piedi. Però rimanete il più possibile, naturalmente, indietro con il sedere. E se una ginocchia? Come sì? Mettete dai pugni, prova a venire, non ce la fai, fai così, bravissima, che va bene anche così. Prova a mettere i pugni un po' più vicino alle ginocchia, anche lateralmente alle ginocchia. Come se tu non avessi più i piedi, hai solo i moncherini. Sapete, sono persone che camminano così, non so se avete mai visto in India. Provate a pensare che non avete più i piedi e quindi riuscite a camminare solo così. Ok, posso stare anche così. Sì, anche dritte, provate anche dritte, come provate a guardare in avanti e provate anche con le mani sopra le gambe. Interessante anche quello che sta facendo. Ok, e vi lasciate andare con il sedere verso destra o verso sinistra. Portate le mani verso destra, andate giù con il sedere verso destra, lo portate giù sul pavimento e vi posate un po' così. Quindi andiamo a risperimentare anche la posa da signorine. Sentite se è migliorata rispetto a prima. Poi riportate, mi raccomando, bene il peso del busto sulle mani. Vi sollevate di nuovo sopra i talloni e vi riposate andando con il sedere dall'altra parte. Quindi portate le mani verso sinistra. È un supplizio. Che cosa lei sa? Allora, vi dico, mi hanno detto, ma perché non fai un antidolorifico la prossima volta? Un'ora prima? Allora, perché non provi a fare anche un'idea di prescistica, ginnastica per sportivi? Sapete che io vengo, che prima di venire qua avevo tanti giovani, tanti sportivi. Quindi adesso ho detto, perché no? Mi faccio scaldare, stamattina proviamo. E andate giù di stese, dai, un pochino, se no non lo decide. Mi raccomando, quindi chi non ha mai fatto niente sulle ginocchia deve stare tranquilla, cioè ogni tanto ti riposi, guardi, fai la signorina di lato, e la tua prima si trova sotto l'energia, però non bisogna esagerare, cioè bisogna stare tranquilla. Quindi tutti quelli che hanno problemi alle ginocchia si devono fermare prima, guardano gli altri, si divertono a vedere gli altri che soffrono e loro se la godono. E chi ha problemi alle lombari? Chi ha problemi alle lombari non è una lezione che crea. Perché destra e sinistra se tu dolori. Sì, e quindi non andare giù dopo né a destra né dopo a sinistra, rimani più centrale. Ti devi regolare, cioè devi sapere che nel discorso è solo pensiero di sentire un dolore per la sua casa. Comunque vi dico, cioè è chiaro che queste sono prestazioni, no? Siamo ancora in quell'argomento là della prestazione. E se non facciamo niente, ci nascondiamo sulla sabbia, è chiaro che non possiamo fare nessuna cosa. Però Dora, se tu pensi alla fine della lezione come ti senti, cambi subito idea. Sì, però ognuno deve calcolare la propria possibilità di prestazione e va presa a piccoli spazi.
Quello che funziona del venire a fare questa lezione in gruppo, ad esempio, invece che farla a casa, è il gruppo, solarizzate, certo. È la comunione di quello che facciamo, e anche osservare gli altri, c'è sempre quella che va meglio, ma c'è anche quella che va peggio, e che uno si tira su comunque. Cioè, la realtà è che bisogna prenderla con calma, perché Moshe diceva che comunque il piacere deve essere alla base, non deve esserci lo sforzo, perché quando noi facciamo lo sforzo, il sistema nervoso va sempre in automatico perché ci protegge da pericoli. Vi ricordate il simpatico, no? Va subito in attacco o fuga. Quindi dobbiamo andare più piano, più possibile, ascoltarci, consapevolezza, e alleggerire, cioè nel senso di usare il piacere, di essere dolci. Se si sente dolore bisogna fare meno, sempre meno, e finché piano piano qualcosa si sblocca. Però secondo me l'importante di questo corso è il fatto che sentire che il corpo risponde, che non è una, sì, volta, una cosa morta, sì, no? Certo. Cioè tu fai fatica così, però se lo educhi, non so come dire, se gli dai input, no, giusti, semplicemente ricordi lui, la memoria, esatto. Era come diceva Paola prima, c'era questa cosa, esatto. Basta solo risvegliarla, esatto. Paola dice, la facevamo questa cosa di sederci, esatto, con le signorine, perché non lo facciamo più? Ma perché siamo sempre seduti sulle sedie, sì, ma poi risponde proprio a... si riattiva, no? Sì. Si torna vivo, quindi bisogna, noi diventiamo come gli sportivi adesso, non solo che noi lo facciamo su pavimento, in sicurezza. Ok, trovate un vostro modo per venire sedute a quattro zampe, inventatelo, cioè nel senso che andate proprio a cercare cosa potete fare per venire a quattro zampe, con la testa verso di me. È facile così. È troppo forte. E osservate quanta distanza avete tra le vostre ginocchia, tra i piedi, andate a vedere veramente i particolari. Ok. E da questa posizione, con i piedi in flessione, andate a verso, allora chi vuole va verso i piedi e solleva il ginocchio destro spostandolo verso destra e guardando con la testa e lo sguardo e tutto verso destra, tenendo le mani sul pavimento. Ok? Quindi vai indietro e contemporaneamente sollevi il ginocchio. Chi come me ha un po' male alle ginocchia può andare indietro fino a dove arriva, il piede rimane giù e torni sempre a portare il ginocchio a terra. No, solo un po' lateralmente, così, un po' lateralmente, e poi lo riportate in posizione. Quando andate verso il dietro, invece di sedervi completamente, portate fuori questo ginocchio, andate a guardarlo e poi tornate in centro. Con il piede però non va sulla punta, il piede rimane in estensione, facile così, eh? Avevi detto piede in estensione, prima. Quindi da... Avevi detto piedi flessi. Sì. Ah sì, scusate, in estensione. Beh, dopo lo facciamo anche dall'altra parte. E poi fate anche l'altro, cioè iniziate con il sinistro. Quindi ho sbagliato io, quindi mettilo... in estensione. Ma si appoggia sulla luce? Si ci appoggia sulle dita, sul dorso del piede, poco, non andate a forzare, ricordatevi questa regola del piacere. E una volta a destra, una volta a sinistra, piano, chi vuole rimane sempre indietro, se mi fanno male le ginocchia. Chi invece vuole ogni volta torna a quattro zampe, poi va indietro e apre il ginocchio. Un ginocchio, piano. Uno alla volta. Sì, uno alla volta. Di la verità, è un corso per masochisti. Perché okay, voi provate tutti e due insieme. Quando ve la sentite, potete... Chi vuole, anzi non fatelo, se non siete proprio super flessibili, non fatelo. Andate, trovate un modo, se no dormi uccide, trovate un modo di andare seduti a gambe incrociate. Da questa posizione. Come volete voi. Oh, però Dora, questa l'hai imparato bene. Sì, però adesso faccio così. Senti che bel massaggio. Andate seduti a gambe incrociate e sentite come state in questa posizione. Voglio sentire. Però io vedo già molta gente più dritta, nonostante che abbiamo fatto poco, vedo già gente che sta più dritta, che riesce a inarcare meglio la schiena. Bene. Ok.
questo, Nadia? Guardate che la distanza delle ginocchia e dei piedi sia almeno larga come le spalle, insomma, perché andiamo adesso a mettere i piedi in flessione, quindi portiamo giù le dita del piede, sì, destro e sinistro anche, sì, scusate, e fate la stessa cosa, cioè quando andate indietro portate il ginocchio destro leggermente verso l'esterno. Andate sempre a guardarlo, come se voi voleste andare a guardare con la testa dietro la spalla destra. Dietro la spalla destra, sempre a destra per ora. Ok, dietro la spalla destra. Ok, poco. Sentite bene cosa cambia, come va il peso sulle dita dei piedi. A destra solo, Giuliana, per ora. Ok, un po' di volte a destra ancora. Anche l'altro piede, Nadia, o se vuoi tenerlo così, vedete come è più comodo. Ora andate con il sinistro, sì, sempre con le dita, e sentite la differenza tra il lato destro e il lato sinistro. E attenzione, quando volete, fate una volta a destra e una volta a sinistra, prima, mi sono dimenticata. E quando, perché qualcuno starà già morendo e qualcuno invece potrebbe continuare, quando ve la sentite, con la posizione dei piedi così, andate a sollevare tutte e due le gambe verso l'esterno insieme e poi tornate. Quindi andate a spostare, no? Quindi venendo su col sedere, semplicemente aprite contemporaneamente, brava. Ok? E dopo ritornate giù. E rimanete con lo sguardo che guarda verso l'alto qualche volta arrotondate la schiena, vedete cosa può venire fuori di interessante. E chi se la sente prova a portare giù il sedere e i talloni e andare in squat, come dicevamo prima, sulla turca e vedere cosa succede se riuscite ad andare sulla turca. Brava Dora! E va girando e guardala! I talloni sono... Non importa per ora, intanto ci sei andata, ritorna giù con le ginocchia. Questa esteticamente è una posizione che mi piace molto. Bella, guardala! Prontolone e dopo è andata tranquillamente in squat. Se riesci, Maria ci ha portato giù i talloni e proprio vai in squat come se dovessi fare su una turca. E mi raccomando, cercate di venire in avanti sul materassino, in modo che chi vuole riporti un po' più avanti, così se vai indietro, in avanti sul materassino venite a farlo, continuate ad aprire e a chiudere, ok? E a un certo punto quando siete in squat provate a buttarvi indietro, però mi raccomando che siate sicuri. Bellissimo, fate quello che ha fatto Mariuccia, chi se la sente, fa vedere Mariuccia, lei ha camminato in questa posizione a squat in avanti ed è venuta sulla parte avanti del materassino, così dopo se vuole si può lanciare indietro. Ma da far dopo non capisco. Guarda, lei ha camminato, hai visto la luce come cammini in avanti? Sì, va bene. Ha camminato a squat, okay. Che anche questo è buono per le anche, è venuta in avanti, ha provato a portare giù i talloni con le mani in centro e poi si lancia indietro e va giù. Chi se la sente, chi non se la sente non lo fa. E quelli che se l'hanno sentita adesso si godono il premio di andare giù di stesi calcolate che ho provato a dire faccio una lezione e vediamo come potrebbe funzionare per sciistico con i ciclisti, secondo te i ciclisti farebbero bene? Perché questa lezione, adesso vedrete che ci butteremo indietro così, può prevenire le fratture e la caduta, perché più siamo flessibili più è difficile che se cadiamo dalla bicicletta o dagli sci ci facciamo male. Se tutti i dischi sono incastrati, se noi abbiamo imparato a sciare a 20 anni, non abbiamo cambiato niente del nostro modo di sciare e ora siamo rigidi come baccalà, quasi tutti a 50 anni quando cadono, se vanno a sciare da rigidi si rompono qualcosa. Quindi noi cerchiamo di ammorbidire per le casalinghe, quando mettono le tende, perché noi siamo una compagnia tranquilla, poco sportiva, ma io ci a parte, e quindi noi facciamo per le tende. Bella scivolata sulla doccia, cerchiamo di diventare flessibili il più possibile, però credo che farebbe bene anche agli sportivi. Io avevo molti ciclisti una volta quando facevo a pieve, e cioè nel senso che andavano molto bene con la schiena, molti pedalavano sempre in iperlordosi. Anche perché sono tanto rigidi. Sono rigidi, soprattutto anche le gambe che si rigidiscono, la schiena che si rigidisce. Sai che si sono sciolte?
Sì, provate a portare le braccia indietro, che ormai praticamente siete voi che mi questa lezione la state facendo voi. Le spalle si sono male, spalle anche tu. Bene, allora rimanete con le braccia così indietro e visto che ci siete, provate a rifare non ciclisti, ma insomma è come se pedalaste, quindi io pensate all'acceleratore con i piedi, scusate. Ah no, portate giù le gambe. Prima abbiamo fatto l'acceleratore, no? Che acceleravate con un piede e con l'altro tiravate su. Però potete pensare anche che sono le pedalate di una bicicletta, però così, con le gambe allungate. E sentite se facendo questo movimento con i piedi arriva, dopo tutto questo disastro che abbiamo fatto in questa lezione, se arriva qualche movimento di più al bacino, alle scapole, magari comincia a salire di più un braccio rispetto all'altro a seconda del movimento del piede. O magari riuscite a coordinare un po' meglio questo movimento del piede. Questa è una lezione fenica, si è un po' farlocca, me la sono così giocata, la state inventando un po' voi, per vedere se può funzionare anche un po' a livello di sport. Siccome è un po' freschetto stamattina qui dentro, di fare troppi ascolti ho paura che mi svegliare, quindi facciamo una cosa un po' così. Ok, da distese, naturalmente andate a trovare un modo per venire a quattro zampe di nuovo che coinvolga una rotazione laterale, da qualsiasi parte vogliate ruotare, e provate a vedere. Naturalmente per riportare la testa in avanti dovrete fare una super rotazione. Però dai, bueno, mi pare che quasi tutto. Siete di nuovo a quattro zampe. E questa volta sempre mi raccomando, ognuno faccia quello che si sente, non strafate. Osservate dove avete messo adesso le ginocchia e i piedi, portate i piedi in estensione, quindi è la parte alta del piede, il cavallo del piede che sta sul pavimento, e andate semplicemente a sollevare la mano destra, andate a guardarla, e mentre fate questo, andate proprio a portarla verso il soffitto, e mentre fate questo cercate di andare giù sui talloni dietro. Quindi nello stesso momento in cui guardi la mano e vieni di qua, vai in giù e poi torni su, riporti giù la mano e mentre la portate su andate giù sui talloni. Chi sente che è troppo male per le ginocchia fa come me, rimane di viola magari giù e tiri su la mano da con il sedere sui talloni. Ok, fate lo stesso ora anche con la sinistra e lasciate giù la destra. Quindi mentre andate indietro portate sulla mano, andate a guardare, quindi inarcate la schiena. Osservate se la mano è troppo lontana, magari tirate il collo. Cercate di trovare un buon posto per la mano destra per poter sollevare la sinistra senza che vi facciate male, magari anche i pugni. E una volta la destra e una volta la sinistra, così. Ok, poi riposate trovando un modo di andare a gambe incrociate, come volete voi. Anzi, andate sui talloni tutte quante, lasciate perdere le mani, andate tutte sui talloni. Ok? Mantenete il sedere sopra il piede destro e allungate la gamba sinistra in avanti. Allungate in avanti e portate di nuovo il sedere sopra e massaggiatevi un po' il ischio destro. Questo è buono per la sciatica. Perfetto, massaggiatevi il gluteo e l'ischio destro. Non faccio una speciale sulle tue cuoia. No, dall'altro. Ok, riportate indietro la gamba sinistra, allungate la destra e portate come potete, usando le mani, portate il busto in avanti, portate il sedere sopra il piede sinistro questa volta e andate a massaggiarvi anche il rischio sinistro. Fate dei cerchi, non so, fate tutto quello che vi viene per andare a massaggiare un po' il rischio. Il rischio sarebbe l'ischio è quelle ossa, sai che nello scherzo sì, sì, sì. Infatti crestilie che sono qui, sono queste quante. E rischio dove ti siedi. Quando sei seduto, certo. Che chi ha un po' di ciccia non lo sente più. E chi si sente troppo. E quindi la roba giusta è avere un sedere meglio. Ok? E poi da questa posizione trovate un modo per ritornare a quattro zampe.
A quattro zampe. Riprovate ad andare a sedere sui talloni, vedete se per caso rispetto a quando abbiamo iniziato la lezione state meglio, quindi venite su anche col busto e sentite se state un po' meglio, era tutto più su. Meglio, no? Sembrava tutto durante prima, meglio. Ok, ritornate a quattro zampe e ora qui sì, veramente mi raccomando, che facciano le cose solo quelle che si sentono un po'. Quindi mettete i piedi in pressione questa volta, quindi con le dita dei piedi e fate la stessa cosa. Quando andate indietro portate su la mano destra, andate a guardare la mano destra, andate, quando andate indietro portate il gluteo sui talloni, ritornate su, riportate la mano, osservate dove avete messo le ginocchia, quanta distanza c'è tra i piedi, cercate di il migliore equilibrio che potete. Quindi andate e poi un po' di volte con la mano sinistra, intervallate destra e sinistra, piano, andate a sentire veramente come si alza la gamba, no, rimane giù. La gamba adesso per ora rimane giù. E il prossimo passaggio però è quello di alzare la gamba. Quindi se volete, no, prima lo facciamo con i piedi in flessione, quindi fate continuare questa cosa qua. Riportate i piedi in flessione, quindi portate giù il dorso del piede. E fate quello che ha detto Paola, perché io vado avanti, questa lezione la fate voi. Quindi portate sulla mano poco, lente, chi ha male. Quindi quando andate indietro, portate sulla mano destra e il ginocchio destro lo allargate verso destra in fuori. E cercate di trovare l'equilibrio. E poi tornate giù. Questo rimane giù? Sì, rimane giù, i piedi sono in pressione, non serve così tanto, puoi fare molto poco perché non è facile mantenere il peso appoggiato al piede. Per ora solo destro. Ok, state andando a destra e a sinistra, questa lezione la fate voi, quindi andate a destra e a sinistra. Vai, il cervello comincia a... Non andare in pressione, questo lo facciamo dopo. Rimani con l'estensione, quindi sarà molto più piccolo, vieni su poco e dopo torni giù, non andare solo con il peso là. Ok, e poi andate a venire nella posizione del lotto, gambe incrociate e riposate. Anzi, andate giù a distese. Sento, andate giù distese. La fa ridere. Mettetevi in appoggio. Come andato e riposate. Quindi andate giù distese e riposate. Sì, che si è. Che forte. E invece del rosario sto qua. Ragazzi, sono le ultime tre lezioni, sono stata buona e brava per tutto l'anno, che c'è il piede alla Madonna di Marenata, che se cosa ci fa male, ci comincia a fare. Sono stata buona per imbrogliati, adesso le ultime tre. E riposate e la riposate. Andiamo distesi a riposare noi. Mi lascio tanto riposo adesso perché ve l'ho meritato. Che gentile. Rispetto al primo ascolto che abbiamo fatto inizio lezione. Ad esempio, se qualcuna di voi che normalmente ha paura del diavolo, lei sa tutto e come, se le gambe sono un po' più allargate, se il bacino è più ampio, rilassato. Beh, Nadia, ero già contenta di com'eri, perché rispetto al solito, giusto per dire una a caso, cioè rispetto al solito.
solito che proprio se io sento mi andava bene, però così credo che tu sappia comunque meglio, no? Però era già buono, ti avevo detto per farti notare che non erano, erano proprio abbastanza aperte, ah, sì, ed era una bella cosa, quindi non solo le spalle ma anche il bacino. Infatti questa lezione dovreste prenderla giocosa, nel senso che ridere un po', sapete, ci sono quelle persone che arrivano a una certa età e non riescono più a fare certe cose e se ne vergognano. Come ad esempio le donne in menopausa che hanno la caldana e fanno finta che è caldo l'ambiente attorno. No, ma qui è caldissimo, ma qui è caldissimo. E ci sono quelle che dicono, ah, caldana, aprite tutto, arriva la bomba umana, la torcia umana. E così è, no? Cioè ci sono quelli che si adattano, insomma in qualche maniera ridono delle loro difficoltà e quelli che... Allora voi dovreste prendere in maniera molto comica questa lezione, perché ottieni più risultati, nel senso che se non vai a forzare, ci giochi sopra, ti metti tutte le protezioni. Io ad esempio la faccio con un cuscino sotto il ginocchio destro perché mi fa male, devo stare molto attenta all'anca sinistra, non vi dico cosa mi succede al polso perché sapete che è mezzo rotto. Quindi voglio dire, se voi vedreste la mia lezione, come ve la preparo? Cioè o uno si adatta a quello che gli succede nella vita o non è che può... E poi però la finisco bene, cioè in qualche maniera rispettando tutti questi acciacchi, alla fine poi lo squat mi viene bene, sto bene sulla posizione del samurai, a gambe incrociate sto abbastanza bene, ma durante la lezione cercate di godervela nei limiti del possibile. Ok, quindi trovate un vostro modo per venire di nuovo a quattro zampe. No, quindi mettete pure i cuscini sotto il ginocchio, tenetelo leggermente sollevato se ne avete uno che vi fa più male rispetto all'altro, quindi trova a digiora come me. Io qua non ho organizzati nel sai, sono anche messa e trovo tutti i modi. Ok, questa volta mettete i piedi in flessione, quindi solo le dita dei piedi che vanno sul pavimento. E fate la stessa cosa molto tranquillamente, iniziate a sollevare la mano destra o iniziate dal ginocchio o insieme e portate il ginocchio destro verso destra, la mano destra va verso il soffitto, voi la guardate e poi tornate indietro. E lo fate se potete mentre andate indietro, cioè andate ad appoggiare il sedere sui talloni, se non riuscite a quattro zampe e rimanete così, oppure andate giù sui talloni e lo fate dalla posizione giù sui talloni. Come di queste tre possibilità vi viene meglio per risparmiare la vostra schiena, il vostro ginocchio e tutto quello che volete potete fare. Quindi avete tre possibilità. O sollevate la mano guardandola con gli occhi, con la testa, torna sempre giù e non rimanere statica. Ma non ho capito, ci dobbiamo... Allora, puoi fare le tre possibilità. Ah. O quando vai a spostarti lo fai da esterno così, oppure vai giù così e lo fai così, oppure lo fai durante il movimento, che sarebbe la cosa migliore di tutte, farlo durante il movimento. Quindi mentre sollevate la mano e portate il ginocchio destro verso l'esterno, andate indietro verso i talloni. E poi andate a farlo a sinistra. Piano, piano, veramente lentamente, con i piedi, con le dita in appoggio di gli altri, sì. Viene molto più facile se tieni le dita proprio bene in appoggio. Lente, sentite com'è. Quindi mentre andate indietro sui talloni, portate la mano sinistra verso il soffitto e il ginocchio sinistro verso l'esterno, oppure una delle altre due variabili che... E riposatevi in qualsiasi momento, tornando sui talloni, sedendo come volete voi. Iniziate una volta a destra e una volta a sinistra, e uno, e due, e tre, e quattro, come che fanno quelli della ginnastica, no? 10 a destra, 10 a sinistra, avanti, su, fuori. Non ascoltate niente, non preoccupatevi del vostro piacere. No pain, no game. Quindi voi invece di riposate, è nuova. E quando vi sentite, naturalmente provate a tirare su tutte e due le ginocchia insieme e le mani tutte e due verso il soffitto. La meditazione? Cioè, sì, quindi tutte e due le ginocchia vanno verso l'esterno. Se cadete, anzi venite in avanti un pochino. Quindi venite proprio all'inizio del tappetino in modo che se cadrete indietro
dietro, siete sicuri che non vi fate male. Quindi, cos'è che succede? Cioè, voi siete così, mentre andate indietro, aprite tutto e buttate le braccia verso l'alto. E se vieni davanti bene, che se cadi indietro, fa caldissimo cadere dietro. Ancora qualche volta così. Brava, brava. Non buttate in avanti, mi raccomando, le mani quando venite in avanti. E tornate a farlo. E guardate, sembrate dei bambini giocosi, non avete niente dei serioni di una certa età. Guardate che... Allora, cercate di portare le dita dei piedi separati almeno quanto le spalle, così vedrete che l'equilibrio vi aiuta di più. Quindi riportate avanti le ginocchia con i piedi molto allargati indietro, va benissimo, se andate indietro rotolate indietro. Volevo inserirvi anche la capriola indietro, perché sono troppo poverini. Quindi andate, e quando vi sentite provate a fare lo squat, quindi portate giù i talloni e vedete cosa riuscite a portare giù ora dei talloni. Magari li mettete con le mani in avanti, volendo, o con le mani per aria. Hai portato giù Paolo i talloni, c'è andare anche prima? Io sempre, in posizione mia. Che comoda, vedete che per Paolo ad esempio è comoda questa posizione. Com'è andata? Adesso manca per me. E poi vi fate addondolare indietro e chi vuole va giù disteso. Anzi, penso che lo vogliate tutti, e chi invece ha acquistato qualche centimetro di tallone se lo vuole. Dice di stare tutti obbediscono. La gravità. E sentite com'è stare distesi? Bene. No, ti devo confessare. Difficoltà. Stare distesi. Ah, di solito tu hai concentrato. Adesso stai bene, bella rilassata. Ma ti confesso che anch'io quando faccio lezioni tendo a farle più veloce, perché vedete sono un po', non sono proprio il soggetto meditativo calmo. E quindi questa lezione invece anch'io sto volentieri. Ci sta. Per i polsi, per questo. Allungate le braccia indietro. E qualcuna che io vedevo all'inizio che proprio non andavano giù le braccia, mi sembra che va giù molto meglio. Abbiamo fatto così poco per le spalle, eppure vedete che bei risultati. Ok, iniziate a fare l'accelerata e decelerata con un piede accelerato, sempre con le braccia indietro, però non portate giù le braccia, lasciatele giù sul pavimento indietro. E fate questo movimento che può essere un po' limitatore del camminare, una pedalata. Le pinne, tutto quello che vi viene in mente, e sentite se più parti del vostro corpo cominciano a essere integrate in questo movimento dei piedi rispetto a quando l'abbiamo fatto all'inizio della lezione. Mi sembra che vada molto bene, no? Questa lezione io credo che proprio... Spero che non la guardino mai insieme a chi pensa che... No, perché sono così io, o la fa così o niente, cioè così. Questo è proprio... Infatti quando ho fatto l'esame, ve la racconto, quando ho fatto l'esame di Feldenkrais, al secondo anno si fa l'esame e si insegna. E c'è mettono giù 10-20 persone sul pavimento, tra cui un insegnante, un trainer di quelli molto bravi, che stanno giù sul pavimento e fanno una lezione mentre tu la fai. Sai qua quando mi ha fatto la cosa finale, ha detto benissimo, tutto perfetto, quanto me lo fa? Cioè io che sono insegnante avevo paura sotto, tu sei già in fondo, non sei un insegnante Feldenkrais. Però mi ha detto, che agitazione, perché è chiaro che ognuno si porta un po' le sue caratteristiche, no? Ok, tornate a portare le braccia lungo i fianchi. La prossima ve la faccio soporifera, proprio la Feldenkrais. Vediamo se ci riesco. Ad esempio la Paola, lei si rilassa comunque con le braccia lunghe. È interessante, eh? Nessuno di voi sarebbe come lei che si rilassa con le braccia. Lei proprio quando dico riposi, lei si riposa con le braccia allungate. Pensate che interessante. In allungamento. Io so che il letto grande deve avere. È scritto la grande. Sei una testita. Ok, portate
incrociate verso di voi, quindi le tirate su e le incrociate davanti a voi in aria. E vi prendete con la mano destra il piede destro e con la mano sinistra il piede sinistro. Quindi le gambe sono incrociate, mettete la destra sopra la sinistra a questo punto, perché se così siete tutti uguali. La destra è sopra la caviglia destra e sopra la caviglia sinistra. E poi con la mano sinistra prendi il piede destro e con la mano destra prendi il piede sinistro. Ci riuscite tutti? Chi non ci riesce prende la caviglia. Con la destra prende. Le mani. No, la destra prende il piede sinistro e la mano sinistra prende il piede destro. Asciutto. Potete prendervi anche il ditone, l'alluce. Quello che riuscite a prendere le caviglie altrimenti, ok? E vedete se riuscite a dondolarvi, non riesce a farla passare sotto di qua? No. Così? Sì, anche questa. No, però da fuori. Eccola, ci sei? Anche qua, guarda che complicazione che hai fatto. Allora, stai la caviglia così, questa qua e questa. No, passala da sotto, passala da sotto. Eccola, ci siamo tutte? Ecco, guarda che brava Dora, e fate quello che fa la Dora, che lei si dondola a destra, a sinistra. Ah, ma in alto. E facciamo anche quello che ha detto. In alto. Che ha detto Patrizia. Cioè. Sì. E la Patrizia ha detto allunghiamo le gambe e le riaccorciamo. Quando le allunghiamo sicuramente vengono un po' verso di noi, quindi arrotondiamo la schiena. E quando invece le portiamo verso i piedi, e giochiamo un po' con questa cosa qua. Giusto? Perché mi veniva male a farvi tornare a quattro zampe e ho approfittato di quello che stava facendo Dora. Quindi godetevi un po' questo e da questa posizione fate quello che volete per venire a quattro zampe. Wow Dora! That's amazing! La Dora ha fatto una cosa strafiga. Però da questo punto per arrivare a quattro zampe devo alzare il sedere. Oppure potevi mettere giù le ginocchia, come eri, potevi mettere giù le ginocchia. Lo so, in teoria so come si fa. Però lei è riuscita a sollevarsi e venire seduta tirando le gambe in avanti. Insomma, a quattro zampe, andate giù sul sedere, anzi venite in appoggio sul piede destro, quindi lasciate la gamba sinistra lì dov'è e venite in appoggio sul piede destro, sul piede destro. In appoggio, nel senso che il ginocchio va su e il piede destro va tutto appoggiato. Avete presente quando partiamo per fare una corsa a ostacoli, sì, una corsa dei 200 metri, quindi il piede destro va tutto, tutto giù in appoggio sul pavimento. Le mani rimangono giù per terra, la testa guarda all'orizzonte e state su col sedere e anche con il piede sta giù, il destro, Mariuccia, non il sinistro, il destro sta giù. Il destro sta giù sul pavimento. Sì, ho guardato la tavola. Il piede destro giù sul pavimento. Ok. State partendo per una corsa a ostacoli. E fate quello che fa Dora. Cioè, no, non guardate, ve lo dico. Lei tira sul sedere come se volesse partire. Quindi il piede destro sta giù in appoggio e la Dora ha tirato sul sedere, quindi fatelo anche voi e dopo lo riportate giù. Beh, questo è saggio. Dora, non stai inventando. E la Dora ha tirato sul sedere. Che brutto. Bellissimo. Ok, ora fate un'altra cosa, che è quella di tornate nella posizione col piede sopra e cercate di portare il ginocchio destro giù sul pavimento, senza però tirare sul sinistro. Quindi portate il ginocchio destro, no, il piede destro sta in appoggio e cercate di portare la Dora l'ha già fatto. Come così? Anche la Sandra, bravo Sandra! E tornate giù, ok? Quindi lo fate un po' di volte, niente, porti giù questo, là, e quindi devi naturalmente fare qualcosa con la schiena. Ok, un po' di volte. E sentite questo, magari portate le mani un po' più vicino a voi. Provate a mettere i pugni, allungatevi nella schiena, ok? Le mani devono stare sempre giù. Sì, sempre giù le mani, perché così lavori con la schiena. Ok, e andate a sedervi un po' giù, morbide, e cambiate gamba. Quindi cambiate ora il piede sinistro che è in appoggio, il ginocchio destro è giù sul pavimento. E anche qua prima fate quello che ha detto la Dora. Oppure prima fate quello di portare in avanti il ginocchio sinistro giù sul pavimento. Ok,
poi provate a sollevare il sedere come per partire per una corsa e allungatevi bene in avanti. Anche questo, sì, quello di sollevarti completamente come per partire per una corsa, porti sul sedere e allunghi tutte e due le gambe. Ok, e andate sedute come volete voi, come signorine per bene, o andate distese, così. Quindi abbiamo fatto questa cosa che ha detto la Dora, tutta con i piedi in estensione. Basta nominare, perché se mi c'è troppo. Qui lei ha fatto in estensione. Vediamo come viene se lo facciamo anche con i piedi in flessione, e quindi possiamo provare, perché in estensione era molto più difficile, no? Rimaneva il piede così. Adesso rifacciamo le stesse cose, ma proviamo a farle con il piede in flessione. Quindi quando vi sentite, ma state giù, riposate un attimo. No, dai, facciamo subito, forza, 1, 2, 3. Ma allora io andiamo a fare la stessa cosa. Non ho fatto giusto prima. Ma sei andata in flessione? Con il piede? In flessione. Avete fatto tutto in flessione? Allora facciamo così. No. Quelle che l'hanno fatto con il piede in flessione provano a farlo con il piede in estensione. Quelle che l'hanno fatto in flessione. No, perché c'era tutto il lavoro che era sul piede, è più facile quel piede in flessione. Se invece lo mettete in flessione è molto più facile. Sì, allora provate qualche volta col piede in estensione che vedete com'è. E allora tu fai in flessione. Quindi chi ha fatto in estensione fa in flessione, chi ha fatto in flessione fa in estensione. E ragazzi, la Dora aveva fatto in estensione, io avevo guardato lei l'aveva fatto così, quindi Dora... No, avevo il piede così. Allora tu fai in estensione. Però io non ero venuta. Questa volta siete voi gli insegnanti. Questa è come ci sono adesso i film, no? Dinamici, quelli interattivi. Questa è una lezione interattiva. Infatti sia quella di venire su come percorrere, sia quella di portare il ginocchio, che non è il contrario del piede che c'è giù, verso l'avanti, a portare il piede giù. E ricordatevi cosa volete fare con la schiena e tutto quello che vi può interessare di questa faccenda. State partendo per una corsa, è chiaro che non lo farete mai con il piede in estensione. A noi ci serve farlo col piede in estensione per allungare, per vedere qualche novità che non ci siamo accorti prima. E poi veramente andate giù e allungate tutto e riposate. Ma anche con l'altra. Era l'ultima cosa, ma incorporalizzate Dora, che è lei che viene a prendere. Ecco, troppo confuso. Lei che aveva male, e dopo si mette a fare queste robe, ma di una delle posizioni che mi piace tanto è quella con il culo su. Ah, dei 5 tibetani. Oh, è bellissima questa cosa. E allora le gambe sono abituate a fare quel movimento di destra. E da questa posizione, quando vai su, vieni qua, e dopo vai in squat, e così le fai tutti e tre insieme. Vai giù e fai squat, e così hai migliorato anche lo squat. Sentite veramente l'ultimo ascolto sul materassino, perché ne faremo un altro sul pavimento. E visto che siete lì comode, fate anche le braccia indietro, vedete se questa cosa della corsa ha ulteriormente migliorato le braccia indietro. Molto. Allunga anche le gambe. Domani qualcuna... Però ragazzi, bisogna muovere un po', no? Siamo in vista al proprio costume. Questo è proprio tutto tranne che una lezione bella. Bravo, Pichino, no, però che schiume, fa sempre più freddo. È vero. Provate anche con i piedi a sentire se questa cosa ha mosso un po' di più il bacino, la connessione tra i piedi, le gambe, il bacino, il torace, le scapole, la testa. Ma sai, invece, sai? Wow. Abbiamo fatto da Santorini, ma tanti qua siamo qua con la felpa. Ma Santorini è tanto ventosa, secondo me bisogna andare solo a luglio o agosto, già se uno va a Creta, a Rodi che sono un po' più grandi, ma Santorini è piccola, non è stagione per conto mio. Io sono stata in luglio, bellissima. Sentite se per caso il vostro muovere i piedi, magari provate a riportare le braccia lungo i fianchi, questo muovere i piedi, che è un po' come camminare, arriva fino alla vostra testa ora? Io vi guardavo all'inizio della lezione. Veramente pochissime di voi erano così, sì. Pochissime di voi muovevano la testa mentre facevano questo movimento, invece dovrebbe arrivare la trasmissione.
Qualcuno sta già ballando, ballo del ventre, guarda Sara. Porta le braccia adesso, anzi proprio comoda così. Esatto. Ho dato, ovviamente. È finita, è finita. Ok, venite come volete voi, sedute a gambe incrociate e andiamo a vedere se è migliorato questa posizione, che sono già due tre lezioni che cerchiamo di migliorare. Se la schiena sta un po' più dritta. E osservate proprio anche se magari c'è un ischio adesso, che all'inizio c'era un ischio che toccava di più, uno di meno nelle vostre osservazioni, magari ora sono più pareggiati. Ezio, stai tanto più dritto con la schiena. Questo veramente l'ho notato. Madonna, cioè veramente lui stava, aveva una curva. Anche tu dora bene. Sì, Sandra, non ti ho mai vista così dritta. Guardate Sandra, di solito Sandra la tiene abbastanza culo. Questa lezione qua è un po' farlocca, però guardate i risultati. Anche tu molto meglio. Bene. Bene, direi che no, si vede proprio il risultato. Vedete che una volta giocare per cavolate funziona lo stesso, è un po' una trasgressione. Sono cavolate, dai, no? No, ma è una trasgressione, diciamo, del Feldenkrais classico, è più una lezione di ginnastica. Perché se no la Mariuccia si facciamo cavolate solo. No, ma le cavolate sono l'unica della vita. Guardate che la maggior parte delle cose che sono state scoperte per errore. Per sbaglio, sì, è vero. Il Bostic volevano fare una cosa super resistente, hanno visto che non funzionava, però si staccava e riattaccava. Ma tante scoperte sono state fatte per caso. Provate come volete voi ad andare anche nella posizione del samurai. Da questa posizione cercate una modalità vostra per andare a fare il samurai e vedete se per caso è migliorata quella dello shiatsu, insomma, per dire la posizione delle geishe che nei ristoranti giapponesi. Sì. Com'è? Sì. Si fa un po' meglio? Beh, sì, un po' meglio, sì. Com'è? Cioè, chi è che aveva fatto male? Mi pare che ci sia fatto male. Com'è? Tranquilla? Però senti un po' più flessibile. I piedi potete decidere voi. Potete mettere come Mariuccia il sedere tra i due piedi. Potete mettere il sedere sopra i piedi. Potete tenerli in estensione o in flessione, decidete voi, ma guardate se qualcosa è cambiato, un po' migliorato rispetto a prima. E piano dovrei lavorare molto sui piedi. Ok, e da questa posizione trovate un vostro modo, magari portando bene il peso in avanti, poggiandovi sulle mani, per andare a vedere se è migliorato lo squat o la turca, come la chiamiamo noi. Allargate per favore i piedi, almeno alla distanza delle spalle. E provate ad andare giù a vedere se qualcuno che non portava i talloni ora li portava anche prima, perché sì, sì, per il suo fatto yoga. Sì. Ok, mi pare che hai conquistato qualche centimetro, Nadia, no? Prima erano completamente su. I miei no, stanno sempre là. Bisogna, ma però secondo me sono più bassi. Com'è? Sì. Giù completo? No, no. Però ci siamo quasi, Perfetto, sì. Vi dondolate un po' avanti e indietro. E chi vuole può provare questi stessi movimenti però sul pavimento duro, cioè tutte quelle posizioni che avevamo fatto prima, solo chi vuole rimane sul tappeto, però siccome all'inizio della lezione l'abbiamo provato sul pavimento in legno che era molto duro, dopo però prima veniamo in piedi, facciamo la solita, venite in piedi, qualcuno ha usato una delle posizioni, venite fuori sul pavimento in legno. E veramente con gli occhi aperti o con gli occhi chiusi, però cercate di osservare se è cambiato qualcosa, nonostante appunto abbiamo un po' giocato, sulla posizione, su dove portate il peso dei vostri piedi sul pavimento. Se veramente magari chi lo portava molto verso l'interno, quindi aveva anche le ginocchia un po' verso l'interno, ora è più su tutta la pianta del piede. Sento caldo sulle ginocchia. Bene. O chi lo portava verso l'esterno, ad esempio, se sente che si è pareggiato un pochino, come stanno le ginocchia, se sono più morbide, come sta la vostra colonna, se vi sentite un po' più saldi e un po' più dritti. Se vi sembra di portare lo stesso peso su un piede rispetto all'altro, quindi le gambe sembrano simili come due colonne.
proiettate le braccia e notate se c'è una che magari prima era più lunga, vi sentite più pareggiati e portate l'attenzione anche alle spalle, al collo, alla testa, come respirate. Andate a esaminare anche tutta la parte sopra del vostro corpo e vedere tutti i cambiamenti e dateli proprio, come si dice, in pasto al vostro sistema nervoso centrale, in modo che ricordi come si può stare dritti e rilassati e stabili. E aprite gli occhi e guardate se il vostro sguardo è un po' di più all'orizzonte rispetto a quando abbiamo iniziato la lezione. E poi piano piano iniziate a camminare, possibilmente anche sopra i tappeti, nel senso che sentite anche gli ostacoli, e veramente osservate se il vostro camminare è più certo, più sicuro. Se potreste anche chiudere gli occhi e sentire con più presenza i vostri piedi, le vostre anche, la vostra testa bella, dritta, in linea con le spalle. Se sentite il movimento del 6-12, la coordinazione delle braccia con le gambe, la rotazione del piede, li avete usati molto in questa lezione i piedi, qualcuno mi aveva detto facciamo ancora cose con i piedi, questa lezione, se avete notato, era tutta sui piedi, quindi se nel vostro camminare, anche quando uscirete da qua, potete portare un po' di più l'attenzione ai vostri piedi, naturalmente con le 5 dita o scalzi è meglio, ma provate anche a camminare indietro e sentire se potete essere più fiduciosi dei vostri piedi, che si sono flessi e stesi continuamente. Le vostre caviglie hanno fatto un sacco di lavoro in questa lezione. Per quello che dicevo che è buona per i ciclisti, io lo usavo tantissimo quando facevo le lezioni a dire che erano, avevo tanti ciclisti, che per loro è molto importante che si muova la caviglia all'interno della loro prestazione. Una caviglia rigida crea grosse difficoltà a un ciclista. E anche una colonna rigida, perché però anche lo specchio sta così, vedi se vi aspetto bene. Abbiamo 5 minuti, spengo la registrazione e parliamo 5 minuti, così chi vuole andare va, e chi invece prova questa lezione anche sul ballo, eh?